un vandalo, e lo chiamo vandalo, non voglio chiamarlo uno squilibrato perché non è uno squilibrato, è proprio un vandalo. È entrato in chiesa qui nel nostro convento di San Severo. Erano circa le 7 meno un quarto del mattino, 7 meno 10, urlando, ha insultato i presenti, ha bestemmiato. Poi si è recato sull'altare, ha strappato le pagine del messale e lo ha buttato per terra. Non contento di questo, ha sputato nella teca dove c'erano le ostie che dovevano essere usate per la celebrazione della messa del mattino, ha strappato una per una le pagine del lezionario e poi si è recato davanti al crocifisso del 1600. Lo ha sollevato dai cardini in cui era messo e violentemente lo ha fatto cadere per terra e il crocifisso è andato in frantumi. La storia di quel crocifisso è una storia secolare. Quando nel 1600 vennero i cappuccini nella chiesa di San Severo, era custodito in una cappellina dedicata alla Madonna delle Grazie. Per devozione il popolo volle che questo crocifisso fosse consegnato alla nuova chiesa dei frati cappuccini, che lo custodirono con amore. Pensate che nel 1629 c'è stato un tremendo terremoto che ha distrutto la città di San Severo, il convento di San Severo, e solo questo crocifisso è sopravvissuto. In un'altra occasione un violento fulmine ha distrutto parte della chiesa e anche allora il crocifisso ha resistito. Oggi, ad opera di un vandalo, quella immagine che era l'immagine della devozione, dell'amore di tante persone di San Severo, è andata in frantumi. Davanti a quel crocifisso hanno pregato Padre Giovanni da San Severo, ha pregato Padre Matteo d'Agnone, il religioso di cui si sta facendo il processo di beatificazione. Quel crocifisso ha asciugato le lacrime di Padre Benedetto Nardella, il direttore spirituale di Padre Pio, che è vissuto ed è morto nel convento di San Severo, a 40 km dal discepolo, senza poterlo mai incontrare. Io non ho mai approfittato della televisione per raccontare delle storie mie, anche quando devo parlare della mia famiglia e dei rapporti che ho avuto con Padre Pio, lo faccio anche con una certa riservatezza. Ma quest'oggi ho voluto condividere con voi che ci seguite, questo profondo dolore che mi ha colpito, questo profondo dolore che è veramente assegnato dal di dentro la mia vita e quella della comunità di San Severo. San Severo ha dei problemi, ha delle grandi sofferenze, come vedete, ma è fatto di gente che veramente crede, di gente che veramente ha una fede straordinaria e forse questo segno di vandalismo ha creato coesione, ha creato affetto nel popolo di San Severo, che ha sentito così tutto il dolore di una persona che forse ha dei problemi dentro, una persona che, chi lo sa, andrebbe accompagnata diversamente, anche se in questo momento ha segnato il nostro dolore, ha provocato una grande sofferenza che vogliamo condividere con tutti quanti voi. In questo momento di sofferenza desidero condividere con voi una fiducia, che Padre Pio non ci lascerà soli, che Padre Pio ci accompagnerà anche a recuperare questa fiducia in noi stessi e negli altri e a dare una parola di speranza a questa città, a noi frati, alla nostra provincia che purtroppo, lo sapete, molto spesso veniamo messi anche noi alla prova. Padre
E lo voglio fare con gli auguri che Padre Pio fece il giorno in occasione del Natale del 1913 al suo direttore spirituale. Mio carissimo Padre, la grazia dello Spirito Santo vi aiuti a santificarvi. Per le prossime feste del Santo Natale e del Capodanno, col cuore pieno di riconoscenze e con affetto più che filiale, vi mando i miei più sinceri auguri, facendo voto al Celeste Infante per la vostra felicità spirituale e temporale. Non dubitate, Padre, che il vostro figlio sappia fare nella sua pochezza il suo dovere con nostro comun padre, con ferma fiducia di vedere adempiuti i suoi desideri. Accolga il nascituro bambinello le mie deboli e fiacche preghiere, che a lui indirizzerò con più santa insistenza in questi giorni a pro dell'ordine, dei superiori, della provincia e della Chiesa intera. Ecco, ho voluto condividere con tutti voi questo momento di sofferenza, perché siete un poco la famiglia mia, ma la famiglia di noi frati cappuccini. Ma lo voglio condividere con questa certezza che Padre Pio comprende anche questi momenti di sofferenza, ci è vicino ed è vicino a questa nostra provincia che lui ha amato come un padre. Vi chiedo proprio una preghiera anche per questa persona che riesca a ritrovare la sua strada, una preghiera a tutti noi, perché possiamo veramente cogliere il senso di un Gesù che si può sbriciolare come crocifisso, come un'immagine, ma non si sbriciolerà mai nella forza del nostro cuore, se sapremo vivere questa serenità dello spirito, questa pace profonda che viene dal cuore. Ci affidiamo a Padre Pio, che sappiamo che non lascia soli nessuno e particolarmente non lascerà soli noi frati. Oggi è la festa della Vergine Immacolata, protettrice dell'ordine francescano. Oggi noi ripartiamo, ricominciamo, nonostante lo scoraggiamento e il dolore, con la fiducia che la Vergine Maria benedirà ciascuno di noi e tutte le nostre famiglie. Pace e bene e buona festa a tutti.